Questi Saiyan sono due terribili zucconi. Non solo hanno rotto gli orecchini magici, ma non hanno neanche intenzione di unirsi con la fusione normale. Che incoscienti! Però se riescono a sommare i loro poteri... Molto bene, è arrivato il nostro momento. Allora sei pronto per cominciare? Pronto. Chi va per primo? Dunque, vediamo. Perché non ce la giochiamo? D'accordo. Sasso! 1, 2, 3, carta! Forbice! Carta! Forbice! Sasso! Ho vinto io! Vogliono affrontarlo uno alla volta! Ma sono completamente pazzi! Devono battersi insieme se vogliono cavarsela! In posizione! Ehi, caro! Io vado a godermi lo spettacolo in un posticino tranquillo! D'accordo, rilassati pure! Ti avviso io quando arriva il tuo turno! Devo ammetterlo, sei veramente straordinario, caro! Majin Buu è un avversario contro cui non posso parlare. L'unico che può farlo sei tu. È successo tanto tempo fa, ma ricordo bene la prima volta che ti ho incontrato. Almeno sulla Terra, dopo la conquista di un pianeta lontano. Dai, l'unico obiettivo è stato quello di migliorare sempre più e riuscire a superare. Alla fine lasciai esplodere tutta la mia aria e anch'io raggiunsi lo stadio di Super Saiyan. Ero arrivato a livello, ma sapevo che prima o poi il grande principe dei Saiyan sarebbe riuscito a superare il suo intimo sogno. Era solo questione di tempo. E invece, quel momento non è mai arrivato, Karot, mai! Non riuscivo a darmi pace. All'inizio pensavo che la tua forza derivasse dal fatto che forse avevi qualcuno da proteggere. Il desiderio di difendere qualcuno ad ogni costo genera un potere straordinario. Ma se così fosse dovrei essere diventato come te, perché ora anch'io ho due persone da proteggere. Avevo sempre combattuto per il solo gusto di... Perché mi piaceva distruggere, conquistare, mostrare a tutti la mia forza. Mi battevo per orgoglio e basta. Tu invece sei diverso, lo sei sempre stato. Non hai mai combattuto per il puro piacere di vincere. Tu lo facevi per metterti alla prova e migliorare, per riuscire a superare i tuoi limiti. A me importava solamente eliminare il mio avversario. E invece tu, alla fine, hai scelto di risparmiarti. A poco anch'io, stando insieme a te e ai terrestri, ho potuto per farmi contagiare e sono diventato più umano. Però non riesco a reggere la vista di un Saiyan dal cuore nobile che combatte così generosamente. Comunque... Vai, va! Ci è mancato un pelo. Non è il caso di bruciare le tappe. La partita è appena incominciata. Non ti lascerò vincere questa partita! Ha vinto! Il ragazzo biondo ha vinto e viva! Goku ha già vinto, ha eliminato Majin Buu! Non ancora, purtroppo, ci vuole ben altro per sconfiggere quel mostro! Scusate se vi ho fatto attendere, anche il secondo desiderio è stato esaudito! Ce l'abbiamo fatta! Ci siamo, Vegeta! La Terra è stata ripristinata e le persone che volevi sono tornate in vita! Perfetto! Per mille fulmini, questi marmocchi stanno modificando il corso naturale degli eventi! D'accordo, si comincia. Coraggio, preparati! Devo prepararmi, e per cosa? A ricevere l'energia sferica! Come hai detto? L'energia sferica?
Dimmi se ho capito bene. Il piano che hai in mente è quello di farmi usare l'energia sferica, giusto? Esatto. Ehi, Vegeta, sei sicuro che funzionerà? E se non dovessimo farcela? Voglio dire, quanta energia pensi che potrò assorbire dagli esseri umani? Te l'ho detto prima, è ora che tu lasci un po' di responsabilità anche ai terrestri. E poi non assorbirai una piccola parte della loro energia, ma il più possibile da ciascuna persona. Il più possibile da tutti, dici? Porca vada, sai che sei un vero genio, Vegeta! In effetti credo che un'enorme energia sferica sia proprio quello che ci vuole! Coraggio, preparati, caro! Ci siamo, dai! D'accordo! Forza, amici! Sono pronto a ricevere la vostra energia! Cominciate pure! In posizione! Ma sì! L'energia sferica! Pensando di te, papà! Chi l'avrebbe mai detto che Vegeta sarebbe cambiato così tanto? Avanti! Alzate tutti le mani! Forza! D'accordo, abbiamo capito, Vegeta! Così va bene? Fantastico, ha già una dimensione enorme! E questi sono solo Gohan e gli altri! Che sicuro vi darà anche l'energia di tutte le altre persone tornate in vita! Ehi, Vegeta! La sfera non si ingrandisce fuori così! È molto strano! Avrebbe dovuto già essere gigantesca a quest'ora! Probabilmente non è ancora sufficiente per battere Majin Buu! Ma che cosa succede? Ehi, perché non alzi le mani anche tu? A che cosa serve, scusa? Chi c'è? Chi ha parlato? Ho sentito delle voci. Da dove vengono? E insomma, ma che stanno facendo? Ah, secondo me quello è tutto matto. Già, non capisco proprio perché dobbiamo ascoltarlo. Secondo me è uno scherzo. E comunque non sono affari nostri. Come? Non ti perdonerò mai! Hai fatto male al mio amico! Il mio Majin Buu! La situazione si sta facendo pericolosa, l'hai notato anche tu? Sì, infatti! L'energia del Majin Buu buono si sta esaurendo velocemente! Se continua di questo passo, crollerà nel giro di pochi minuti! Vi prego, ascoltate, terrestre! Aspetta, Vegeta, rischi di rovinare tutto! Avresti dovuto formulare la tua richiesta in un altro modo. Devi cercare di convincere. Ehi, tu! Ehi, tu, che intenzioni hai, eh? Non mi fai paura! Lo so benissimo che c'è chi si diverte a stare a guardare. Ma pensavi veramente che il grande Mr. Satan, campione mondiale di arti marziali, se ne restasse tutto solo in disparte senza dire la sua? Oh, tu... La sistemerò io questa faccenda. Preparati, mostro. Sei stato sfortunato a trovare me sulla tua strada. Ora ti darò una bella lezione. Cosa c'è da guardare? Come mai stai lì, malato? Perché non vieni qui, eh? Hai anche tu paura del grande Mr. Satan? Oh, povero mulinghetto spaventato! È stato difficile, ma alla fine mi sono deciso. Mi dispiace solo che tutto questo sia un sogno. Cercherò di tenerlo impegnato per qualche altro minuto, Karot! Tu prova a convincere i terrestri a darci una mano! Grazie, ma non puoi farcela! Sei appena tornato in vita, ricordi? Devi ancora recuperare le forze! Amici della Terra, vi scongiuro, vi supplico di mandarmi la vostra energia! Mi serve l'aiuto! Per favore, alzate le mani al cielo, subito! Alzate le mani! Ma questo è Goku, sono sicuro che è la sua voce, hai sentito? Altro che, sono così emozionato! Amici, alziamo le mani! Non è servito a niente! C'è ingrandita solo di pochi centimetri! Allora, vi volete spiegare sì o no? Non ve ne importa niente di quello che succederà alla Terra? Siete
Come osa insultarci così? No, bel modo di chiedere un favore. Lascia parlare, non sei corto. Io scommetto che tutta la storia di Majin Buu era soltanto uno scherzo proprio come questo. Secondo me siamo stati ipnotizzati in massa. Ed è per questo che abbiamo voluto che accadessero certe cose. Sì, è vero, è tutta una finzione. Basta! Smettetela di parlare a Barbara! Piantatela di comportarvi così e cominciate a collaborare, chiaro? Non vorrete restare insensibili anche a una richiesta di Mr. Satan, eh? È il campione! Sì, mammina, quella era la voce di Mr. Satan, ce l'ho sicurissimo! Mr. Satan, è strano! Cosa? Bambini? Ah sì, l'ho sentita anch'io, era proprio la sua voce! Sentite, è Mr. Satan! Finalmente ci siamo! Allontanati da lì, Vegeta, presto! Non ce la faccio! Devi spostarti, ti prego, fa uno sforzo! Non riesco a muovermi, sono ridotto male! No, che guaio! Per favore, Vegeta, provaci almeno! Devi allontanarti o resterai coinvolto nell'esplosione! E chi se ne importa? Se vuoi non essere sciocco, non preoccuparti per me! Lancia la sfera! Vegeta, mi dispiace! Sì, certo, ho capito! Vado subito! Su, avanti, muoviti adesso! Fai fuori quel brutto codardo! Forza! Ottimo lavoro, Mr. Satan! Tu sei veramente il numero uno! Stavolta l'hai salvato tu il mondo! Goku, con un certo desiderio ho chiesto a Purunga di restituirti la forza! Lo sento! Evviva, mi sto riprendendo! Grazie, hai avuto un'idea fantastica! Anche se ho provato parecchio rancore nei tuoi confronti per tutto il male che hai fatto, non posso fare a meno di ammettere il tuo valore sul campo di battaglia. Sai, spero che tu rinasca buono, così avremo l'occasione di batterci ancora, soltanto tu e io. Mi allenerò molto per il nostro incontro, te lo giuro. Su, coraggio! Siamo con te! Ora è tutto finito. Finalmente ti sei deciso! Evviva! Ha funzionato! Molto, molto bene, figliolo!